Federico Piovaccari nasce a Gallarate il 1 settembre 1984 da papà Roberto e mamma Rita, dopo il fratello Marco Piovaccari. Benvenuto a cava Federico, e allora partiamo da lontano. Tanti anni fa, sei il meno giovane di questa cavese, ma che bambino è stato Federico Piovaccari da piccolo? Parecchio vispo, come diceva mia nonna, sempre col pallone in mano come tutti i bambini, però io veramente, non per essere, però veramente dormivo col pallone in mano. Adesso è vero che sono cambiati i tempi, non c'erano telefoni, la televisione c'era nei cartoni animati magari solo al pomeriggio, quindi veramente si passava le giornate al campetto o al parchetto. I primi calci al pallone Federico li dà a Cassano Magnago a 7 anni, poi passi al Cairate dai 9 fino ai 16 anni, lì praticamente poi ti formi tutti gli allenatori. Che ricordo hai di quegli anni? Beh, mi ricordo il primo allenamento, quello che fai a fine anno scolastico, i primi, come si chiamano, i primi calci. Avevo sì, 6-7 anni ed era un campo di terra battuta, bellissimi campi di terra battuta, e mi ricordo che andai con delle scarpette normali. E poi l'allenatore subito disse: però se devi venire con le scarpe, perché mi ricordo che mi portò mio nonno. E quindi poi il giorno dopo mi andrai a comprare le prime scarpe da calcio e ricordi, vabbè, sono vaghi perché purtroppo non ci sono i social o i telefonini A immortalare per ormai quei immortalare momenti. quei momenti. E veramente la fortuna che hanno i miei figli, come i bambini di oggi, che si può immortalare tutto al momento. Quindi, però penso che i momenti sono diversi, ma sono bellissimi, indelebili. E poi, come hai detto tu, poi le mie categorie inferiori le ho fatte tutte a sempre un piccolo paesino, Cairate, e fino a che dopo, come hai detto, ai 16-17 anni passai alla Beretta da papà. Hai sempre fatto l'attaccante oppure hai iniziato in qualche altro ruolo? No, attaccante, bomber, sempre fisso. E davanti, numero Federico 9. Piovaccari 9 bomber, non c'è stato Vengo cambi. da mio padre, che mio padre anche se ha giocato in categorie promozione, prima categoria così, Faceva l'attaccante. faceva l'attaccante fisicamente come me, di razza, quindi andavo spesso la domenica mattina a vedere papà giocare. Pro Patria, poi esperienza tra i grandi nel 2003 con la Castellettese, serie di 17 partite, stagione 2002-2003, ti acquista l'Inter, primavera dell'Inter. Chi giocava con te in quegli anni? Beh, quelli che hanno fatto una bella carriera, vabbè, Andreoli, Cordaz, Meggiorini e poi altri che hanno giocato in Serie B, Serie C, però piano piano poi si sono Si persi. sono persi qualcuno. Non riuscirà mai però ad esordire in prima squadra, allora c'è un po' un rammarico in Federico Piovaccari per qualcosa che poteva andare diversamente. E tutti mi chiedono perché non ho mai giocato in Serie A in Italia, non lo so neanche io, però. E è cambiato anche lì il calcio, soprattutto nei settori giovanili, nei primi anni quando esci dalla primavera. E io dissi sempre: io esco dalla primavera dell'Inter, vado in C1 al Vittoria, faccio 11 gol quell'anno e l'anno dopo un altro anno in C1. Fate capire che Forse il livello avevo del calcio era un 20 po' più alto in quel periodo lì. anni. Molto più alto. Non c'era l'obbligo dei giovani, i giovani si erano forti, giocavano, e come ho detto, io uscendo dalla primavera dell'Inter sono andato a una squadra, che poi siamo retrocessi, però una squadra di neopromossa di C1, quindi fate capire che per quello è cambiato tanto il calcio. Però, come ho detto, la gavetta è quello, fare la gavetta in quel senso è partire dal basso e
Poi scalare, scalare. scalare. Dopo il Vittoria c'è il San Marino, sempre in Serie C, 11 gol, almeno le statistiche, poi si prende qualche gol se lo sono persi i No, vari siti. perché poi sì, vabbè, poi In contano i 28 play-out, quindi. partite e il trampolino di lancio verso la cadetteria. Prima però di andare in Serie B, la vita di Federico Pievaccari nel 2006 cambia perché a Ibiza conosci Elena che poi diventerà tua moglie nel 2011 e madre dei tuoi figli nel 2008, Andrea, e nel 2009 Alex. Proprio Andreas. Andreas, rifacendosi al cartone animato SpongeBob, ti darà il nome di il pifferaio che ti accompagnerà durante la tua, direi, Sì, grandiosa carriera. Quanto è stato importante per te, Elena, e quanto i bambini, comunque, seppur lontano adesso, riempiono le tue giornate? Beh, conosco mia moglie a Ibiza in una vacanza, era l'anno, il primo anno di Serie B, l'anno della Juventus e Napoli, e la invitai a Trieste proprio per la partita della Juventus. E poi, come una cosa nasce No, non è stata un'avventura estiva, diciamo. cosa, no, anzi. Però come detto, poi è venuto a vivere con me a Trieste e poi nel 2008 è nato Andreas e la storia lì L'epiferaio. dell'esultanza, del pifferaio, poi l'esultanza è che è nata a Cittadella che poi alla fine, come dicono, l'ho suonato per ben 23 volte ed era l'esultanza del cartone animato SpongeBob quando la sigla fa così. E mi ricordo che forse dopo Sassuolo così mi è venuto in mente di farlo e da lì la È scattata la epiferaio mania. pifferaio mania. Terza serie, Triestina, Treviso, 70 partite in Serie B. Poi qui si torna in Serie C. Ecco, allora perché poi in quel momento, Federico, non credo che non avesse mercato, perché si riscende in C, seppure a Ravenna dove si segnano 14 gol? Perché poi decidi di riscendere di categoria? Cosa non è andato? Cosa è andato in quel senso? Beh, allora io ero sotto contratto ancora dell'Inter, all'epoca esistevano le comproprietà, a fine campionato alle buste rimango del Treviso, il Treviso quell'anno lì è fallito, quindi sono dovuto ripartire da una categoria inferiore perché era finito quasi il mercato, perché si sapeva, non si sapeva se veniva iscritto o no. E decisi di tornare in Serie C cercando di far bene, di rilanciarmi perché venivo da 2 anni dove ho avuto parecchi problemi fisici, ho avuto pubalgia, quindi le statistiche infatti non sono state dalla mia parte, però come ho detto c'è sempre stato un trampolino Di di rilancio. rilancio quando uno riscende in categoria era solo per Un riportare passo indietro per farne due in due avanti. in In avanti, questo caso Federico giustamente ho Pievaccari fatto 2 anni di fila le capocannoniere, fa perché a 21 e Ravenna 14 gol e poi si va a Cittadella dove lì esplode effettivamente capocannoniere del campionato di Serie B con 23 gol in 38 gare, una stagione sicuramente indimenticabile che ti consacrò definitivamente nel panorama calcistico italiano. è proprio così, come ho detto, io sprono sempre i giovani e anche quando racconto quello che la gente può capire della mia stagione calcistica, della mia carriera calcistica, tante volte quando, come si dice, trovi una porta in faccia può aprirsi un portone, quindi è proprio quello che è successo a me e ho avuto sia la fortuna che la tenacia di scendere di categoria però per farne poi 2 in avanti. Dopo Cittadella, Sampdoria, Brescia, Novara, Grosseto, sempre in Serie B. Buoni numeri, ti aspettavi di meglio dopo Cittadella? Rammarico grandissimo è la Sampdoria, l'ho sempre detto, dopo 6 mesi, pur non avendo fatto bene, sono stato messo un po' accantonato, però lo dico sempre che poi la fortuna di aver girato e dopo un anno, l'anno dopo andare a Grosseto, pur retrocedendo, avendo fatto 8 gol, 7-8 gol in metà campionato e trovarmi a giocare alla Champions, penso che è stato una Bravo, bravo e soddisfazione. fortunato anche perché poi il calciatore lo dici sempre, ci vuole anche un po' di fortuna. No, ma la fortuna adesso te la racconto perché l'anno con De Francesco quando il nostro ha vinto il campionato davanti c'era Pavoletti, Berardi e loro giustamente erano venuti a vedere Pavoletti
Il problema è che la partita finisce 0-2, Piovaccari, Piovaccari. Stagione, Quindi prendiamo Piovaccari. mi catapulto dalla Serie B a giocare i preliminari di Champions. Stagione 2013-2014, quindi decidi di fare un passo importante. Era all'estero, all'epoca i trasferimenti verso altre nazioni forse non erano di moda come oggi, no? Andare all'estero, qualcuno diciamo va a giocare fuori, ma tu non vai a giocare fuori, vai a giocare nel club più blasonato di Romania, lo Steaua Bucarest, dove dispi una stagione perfetta, 10 gol, 25 partite, campione di Romania, ma soprattutto trascini il 27 agosto 2013, se non sbaglio, ai rumeni ai giorni di Champions League nel 2-2 in casa del Legia Varsavia, dove sigli lo 0-2 e poi la rimonta, diciamo, del Legia non basterà dopo l'1-1 in casa. Storicamente lo Steaua va ai giorni di Champions dove Chelsea, Schalke e Basilea. Beh, che dire, oggi mi hai girato le foto e ho visto Piovaccari con Piqué e Piovaccari con John Terry. Ho detto, nella mia vita non ho mai pensato di intervistare un calciatore che ha giocato questi campi, che è calcio vero, non prendiamoci in giro. È vero, come ho detto, ti catapulti per carità, la Serie B a sentire la musica della Champions, quindi veramente. Sempre ho detto che alla fine quando mi dicono ma il gol più bello, il più importante, ho detto è difficile, però soprattutto l'1-0 in casa, l'andata con Legia, dove giocavamo era 50.000 persone. C'erano anche, mi ricordo, c'erano i miei genitori, i miei figli, tutto è proprio da pelle d'oca. E ad oggi vengo ancora ricordato per quello, perché l'ultimo era 10 anni che non andavano in Champions e ormai sono 10 anni che Che, non, mancano. che mancano, e quell'anno ricordo che anche c'era pressing, se non sbaglio, c'è quella grafica Piovaccari italiano di Champions, perché Sulla Rai su 2. Rai 2, perché c'era l'unico italiano che giocava la Sì, Champions. nei playoff giustamente era l'unica squadra, le squadre italiane non sono entrate, e mi ricordo che sulla Rai vengo fuori insieme a Ronaldo e a Messi e a Ribéry. Chelsea, Schalke, Basilea, Barcellona, direi che Piqué, John Terry, difensori forse tra i migliori, oggi non esistono più difensori del genere, ovviamente. No, sono forti, però è vero che quel Barça era. È vero che dopo l'anno dopo l'ho incontrati al Camp Nou a giocare in Liga, quindi che poi era il primo anno della Messi, Suarez e Neymar. Neymar. Federico ci prende gusto a girovagare perché dopo la Romania c'è l'Eibar in Spagna, dove giochi nella Liga, poi si cambia anche continente perché quando ora tutti vanno in Cina, in Australia, Federico ci è andato già Sempre tantissimi anni fa, il sempre il primo in Australia con i Western Sydney Wanderers, un calcio diverso. Allora, quali le differenze principali di quel calcio rispetto a quello europeo? La pressione sicuramente è diversa. Sì, no, là è una festa continua. Tu puoi perdere, alla fine partita esci facendo foto, servi, fai il terzo tempo, che poi alla fine è veramente un terzo tempo, perché sì, un rinfresco fuori dal campo e tutto, esci sempre tra gli applausi. È vero che il calcio era l'anno dopo che era stato Del Piero, però un calcio abbastanza fisico che ad oggi continuo a seguire, però non ha avuto tutta questa continuità degli europei, perché come ho detto poi è la politica anche loro di puntare sugli australiani. Infatti sono andati al mondiale anche loro dopo, mi sa, dopo 2 o 3 mondiali che mancavano. Sì. Sono nazioni dove continuano a essere in crescita. Anche a livello di strutture, cose che Ah, magari qui strutture, mancano. sì, strutture, anche perché poi si parla di Sydney, dell'Australia, una nazione, un paese giovane, quindi come strutture, come campi, come idee, sono veramente un passo avanti. Dopo Australia si torna in Spagna, al Córdoba, stagione 2016-2017, poi ancora estero, perché in quegli anni parte la moda della Cina e anche lì Federico Piovaccari arriva prima degli altri. Ora è facile andare in Arabia, probabilmente l'anno prossimo andrà in Arabia, questo ti manca solo No. l'Arabia. No, in Cina si va allo Zhejiang Yiteng, Serie B, 7 gol in 14 partite, però solo 6 mesi perché poi torna in Serie B alla Ternana. Allora, dall'Australia alla Cina, un altro cambio, diciamo, di calcio, di approccio proprio allo sport. Beh, perché poi Cordoba è la mia seconda casa, perché
ho fatto no una e due volte, no, 3 volte avanti e indietro, quindi Cordoba è stata la mia seconda casa. E finita quella stagione lì in Serie B, mi chiama un amico procuratore: andresti in Cina? Ho detto perché no, facciamola questa esperienza, perché il campionato lì inizia a marzo fino a ottobre. Quindi io ho fatto il girone di ritorno ed è stata una stagione pazzesca, nel senso che come conoscenze, poi era i primi anni dove c'era Tevez, anche se ero in Serie B, però il calcio era veramente tanto seguito, c'era Lippi, Cannavaro, quindi ti catapulti, come ho detto, in un campionato così dove anche lì. Infatti c'è la foto che sto girando in impressione, tutti i cinesi tranne una faccia più No, bacana. però veramente hanno voluto e stanno cercando di, come ho detto, di aumentare il livello per cercare che poi alla fine l'obiettivo, quello di nazioni o che vogliono competere con l'Occidente, è quello di portare giocatori di esperienza, giocatori europei, tutto Per vendere il brand Cina. per cercare di entrare, poi alla fine la loro idea è quella di cercare di entrare nel mondiale, e anche con Lippi però non ce l'hanno fatta. Luglio 2021, arriviamo pian piano ai giorni quasi nostri. Decidi di scendere di categoria dopo la Ternana in B. Vieni alla Paganese, 16 gare, 3 reti, prima di passare a Genoa al Messina, dove vi salvate col Messina un gran giro di ritorno. Come mai Paganese? Perché Messina, e so che a Messina sei rimasto molto legato poi, ti sei trovato bene. Ma anche a Pagani, Anche a Pagani, sì. mi ricordano abbastanza Con bene. piacere. Comunque, io dico sempre: non è perché alla fine, per quello che do in campo, per quello che si vede, poi sono uno abbastanza focoso. Quindi, di certo, non sono un giocatore bello da vedere, però carico la gente, come dico, tutti ci dai una carica dagli spalti, perché è il mio modo di giocare. Dopo, come ho detto, dopo 3 anni che ho fatto in Spagna, mi arriva questa chiamata della Paganese e, come ho detto, torno in Italia dopo 8 anni, meno i 6 mesi La di Terni. degli Eterni, però erano 7 anni che mancavo dall'Italia. E anche i tifosi non lo capiscono, a Pagani vado via, non lo so neanch'io, però mi trovo a Messina, penultimo in classifica, e abbiamo fatto una rincorsa. 20-27 punti neanche perché dopo è stato retrocesso, almeno è stato radiato il Catania, quindi non abbiamo giocato anche l'ultima partita, quindi abbiamo fatto una grande rincorsa. Lo scorso anno al Giugliano, 31 gare, 5 reti che valgono la salvezza del club neopromosso e arriviamo ormai quasi alla fine di questo fantastico racconto dove abbiamo percorso la tua fantastica e straordinaria e emozionante carriera. Ho visto anche emozionarti in alcuni frangenti del racconto. Arriva la chiamata della Cavese. Allora, come è nata questa trattativa? Perché scendere di nuovo in Serie dopo circa 20 anni? Perché il numero 25? Un po' di perché. Uffa, sono tanti. Allora, beh, partendo a Cava, io lo conoscevo già perché l'anno di Pagani io vivevo a Salerno e i miei figli andavano a scuola qui a Cava di Tirreni, quindi conoscevo un po' la città, so che la tifoseria è sempre stata focosa, anche perché poi ho giocato qui contro la Ravenna, quindi al ritorno avevo fatto gol, in casa di Ravenna ho fatto gol, quindi conoscevo la piazza, quello che è. E di certo è stato importante il mister che l'ho avuto a Messina, e poi ho qui l'idea di chiudere la carriera in bellezza, come si dice, è normale qui per vincere il campionato. E il 25, dato che l'ultimo campionato che ho vinto è stato con lo Steaua, ho vinto lo scudetto, non è un campionato, vincere lo scudetto con lo Steaua, quindi Ma qua ci commentiamo anche di vincere il campionato, per noi va più per che noi c'è anche lo bene. scudetto Serie D, C'è anche questione di Serie D, quindi però diciamo iniziamo col che iniziamo il campionato. campionato. Quindi il 25 è riferito a quel numero che ha portato tanto bene. So che avevi anche altre richieste, poi diciamo che lo giudice, anche con la spinta di Cinelli, hanno un po' premuto per averti qui. Sì, no, beh, quello è passato in secondo piano, come ho detto, la scelta mia di Cava è dovuta anche
Anche a quello, perché penso che, non lo dico io, lo dicono anche i numeri dei tifosi, si gioca, sono veramente stato allibito la prima trasferta al casino, e non era normale, 800 persone, Sì. 5, 6, 800 persone fuori casa, e come detto è una piazza che merita categorie diverse, e io come tutti siamo qui per Per questo portare ragazzi ho giù. visto già domenica nel primo gol dove hai deciso la gara contro il Trastevere una grande esultanza, un grande coinvolgimento sia nell'esultanza, hai detto erano anni che non esultavo così, e poi anche a bordo campo e finale di gara in panchina, diciamo che non sei stato proprio un tenerone per dirti, ti ho visto molto coinvolto. Questo piace alla gente, piace al tifoso Sì, perché poi bene, sei un tipo vivo, vero? era dalla giornata, dal 20 dicembre che non facevo gol, quindi era un peso abbastanza, anche se è vero che poi l'anno scorso ho fatto 6, 7 assist in giro di ritorno, non ho fatto gol, però non è che ho avuto il piacere di assistere a portare tanti punti per il Giuliano. Però, come detto, poi il gol per l'attaccante è vitale, quindi io Fatto anche un bel ringrazio. gol, è anche un bel gol, dobbiamo essere Sì. sinceri. Infatti, mi ha detto anche mio figlio, mi ha fatto i complimenti, però, come detto, era proprio la voglia di far gol, poi per normale, per vincere tutto, però si è visto proprio dall'inizio che eravamo scesi in campo come settimana scorsa, Quelli proprio cattivi. belli cattivi, belli tignosi. Poi nel finale di gara anche in panchina ti ho visto dare tantissimi consigli ai giovani, avevi dalla tua parte Polanco che diciamo nel finale di gara loro spinge molto su quella fascia, io ero a bordo campo e ti ho sentito più volte incitarlo a non mollare con Ateo e a Facundo anche, un po' anche uomo spogliato uomo squadra, forse anche per questo Cinerello e Giù ti hanno spinto per averti a cava. Sì, era la chiacchierata che abbiamo fatto, è stato proprio anche per quello, nel senso, per l'esperienza e i campionati che ho sulle spalle, però anche come uomo spogliatoio, come far cercare di far crescere i giovani, e sono il primo perché poi per me è una passione, io dico sempre, il calcio ad oggi, tanti mi chiedono come mai continui a giocare a queste idee e tutto. E lo dico sempre, uno perché mi diverto, solo per quello. Prima o poi però dovrà arrivare il momento di appendere gli scarpini e dopo cosa farà E Federico Piovaccari? dopo ci penserò. Ancora non hai ben quadro, ma è chiaro il direttore, opinionista? No, non saprei, no, magari più o dirigenziale o qualcosa, procuratore. Rimane nel calcio sicuro perché alla fine è la mia vita. Però ad oggi ti dico, sono ancora troppo insicuro. Più che altro non sai quando, non so quando voglio Vuoi smettere. pensare ancora al campo? Non so quando voglio smettere, quello è il discorso. siamo ormai alla fine, abbiamo alle porte due gare importantissime, difficilissima la trasferta di Ostiamare, poi abbiamo il derby in casa con Nocerina, di derby ne giocai tantissimi, una gara ovviamente sentita, quella è la telecamera per te, allora un messaggio che Federico vuole lanciare ai tifosi in vista di queste due partite importanti per il proseguo del campionato. Non c'è da dire nulla, io penso che se scendiamo in campo come abbiamo fatto queste ultime 2 giornate, anche prima però come ho detto, magari nelle ultime 2 giornate si è visto proprio uno spirito dall'inizio del fischio dell'arbitro, quindi si è visto proprio la cattiveria di cercare di andare subito in vantaggio, infatti siamo andati subito nelle ultime 2 partite, nel decimo Sblocca minuto, nel primo quindicesimo quarto minuto, d'ora nel abbiamo primo quarto sbloccato d'ora abbiamo le gare. sbloccato subito la partita e avendo altre occasioni. E pensiamo prima a sabato all'Ostiamare, che è un'altra partita sicuramente non facile, poi il derby è normale da quando ho messo piede A a cavo. cava subito, mi raccomando, con la Nocerina, quindi so che l'anno scorso i tifosi si sono divertiti tanto, anche se non tutti hanno sper non è andata come tutti Come speravano, speravamo. soprattutto. Però veramente che quella partita me la ricordo perché vidi il risultato, però era tardi. Però come ho detto, pensiamo a sabato e poi mercoledì sicuramente sarà una bella sfida perché aspetterò tanta gente allo stadio e poi saremo noi i primi a esultare.
Noi ringraziamo Federico Piovaccari per questa bellissima ed emozionante intervista. Ringraziamo l'Holiday Inn per averci ospitato nella sua fantastica location. Rimanete aggiornati sui nostri canali e sempre Forza Cavese!